Retrogrado, ampolloso, favellare. Lapalissiano, tracotante, querulo o querulo. 555, terga, neghittoso. Supercalifragilistiche, spiralidoso. Buongiorno carissimi, ecco qui le 10 parole che non sapete pronunciare in italiano e di cui nemmeno io so il significato. Per vostra fortuna, ragazzi, sto scherzando. Vedremo ora insieme le vere parole con cui vi aiuterò nella pronuncia. Quindi, partiamo. Scherzo, scherzo. Ecco alcune espressioni proverbiali con questa parola. Lo scherzo è bello quando dura poco. Scherzo di mano, scherzo da villano. A carnevale ogni scherzo vale. Parrucchiere, parrucchiere. Al femminile, parrucchiera. Il parrucchiere è colui che è specializzato nel taglio e nell'acconciatura dei capelli. Strappare, strappare. Strappare significa togliere, rompere, allontanare. Per fermarlo ha dovuto strappargli la maglietta. Mi si è strappata una calza. Gli strappò la pistola e gli mise le manette. Ghiaccio, ghiaccio. Sei freddo come il ghiaccio. Ho le mani ghiacciate. Il ghiaccio si sta sciogliendo. Gnocchi, gnocchi. Non vedo l'ora di assaggiare i tuoi gnocchi al gorgonzola e noci. E ricordatevi che l'articolo che va con gnocchi è gli. Gli gnocchi sono il mio piatto italiano preferito. Ecco, questa cosa, gli gnocchi, è uno dei suoni più difficili per molti stranieri che imparano l'italiano perché c'è gli gnocchi. Quindi tranquilli, praticate con calma che riuscirete un giorno a pronunciarlo senza problemi. Aiuto, aiuto. Ho bisogno del tuo aiuto. Chiacchierare o chiacchiericcio. Chiacchierare o chiacchiericcio. Questo verbo è sinonimo del famoso verbo parlare. Facciamo due chiacchiere dopo la partita di pallavolo? Ti va di chiacchierare un po' con me? Cos'è questo chiacchiericcio? Silenzio. Scegliere. Scegliere. Fare una scelta. Prendere una decisione. Scegliere di non scegliere spesso comporta molti rischi. Il sopracciglio, i sopraccigli o le sopracciglia. Il sopracciglio, i sopraccigli o le sopracciglia. Questo è un sopracciglio. Queste sono le mie sopracciglia. Bruschetta, bruschetta. Sto morendo di fame, mi mangerei tutte quelle bruschette. Ecco ragazzi, queste sono 10 delle parole che molti studenti di italiano fanno fatica a pronunciare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è di queste parole la più difficile per voi da pronunciare, oppure se siete riusciti a pronunciarle tutte senza problemi. Ecco, per finire, ragazzi, vi ricordo cosa importantissima in arrivo questa primavera sarà un corso dedicato a migliorare la vostra pronuncia. Se siete interessati, vi basterà cliccare nel link che trovate nella descrizione sotto al video su YouTube o se siete su Facebook o in altri posti, lo troverete sopra o sotto. Quindi cliccate su quel link, andrete in una pagina dove vi basta lasciare il vostro indirizzo email. E quando saranno pronti arriveranno regali e informazioni a riguardo. Detto ciò, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video e vi auguro una bellissima giornata.